premio letterario che ha una caratteristica più internazionale rispetto agli anni precedenti, perché abbiamo voluto premiare uno scrittore che riassume quasi la storia del premio letterario. Amos Oz è uno scrittore che interpreta in maniera assolutamente eccezionale, in maniera assolutamente identitaria, quello che è lo spirito del nostro premio letterario. Il nostro premio letterario vuole premiare quello scrittore che nella sua scrittura, nel suo fare letteratura, promuove alcuni principi, e sono quelli della pace, della convivenza pacifica tra razze e tra uomini che professano culture e ideologie politiche diverse, come quella ad esempio israeliana e quella palestinese. Con il commissario Montalbano ha avuto tanti rapporti con la Sicilia, che idea si è fatta dei siciliani? Ma sai, ormai io sto talmente vicino ai siciliani e alla sicilianità che è quasi difficile distinguere, come se uno ti chiedesse di descrivere tuo madre o tuo padre o tuo fratello, troveresti molta più difficoltà, perché li conosci talmente bene che non sapresti dove cominciare, piuttosto che se uno ti chiedesse di descrivere il tuo fruttivendolo, sarebbe molto più semplice. Quindi non saprei dire, io ho avuto modo di vivere qua in Sicilia per molto tempo, per lunghi periodi, mi sento molto facente parte di questa terra, di questa popolazione, con tutti i difetti e i pregi che questa Sicilia porta con sé, è una terra a tinte molto forti, con dei chiariscuri molto forti, quindi è una cosa a cui mi sento molto vicino proprio per questi contrasti violenti. Ma io sono già venuta qui e torno con grande gioia, devo dire che ho condotto, bontà vostra, miei ospiti, un'edizione di questo premio con la fantastica scrittrice indiana Delai, e c'era il maestro Piovani, è stata una serata di altissimo livello e magica, e torno dopo quasi 6 anni, sono 6 anni, con una serata che lo stesso ha degli ospiti veramente prestigiosi, quindi sono felice di respirare di nuovo questa atmosfera e di poter essere a stretto contatto con un altro grande scrittore. Sì, un premio importante che è proprio il fiore all'occhiello, penso, dell'attività culturale di questo nostro piccolo centro. Cercheremo ancora di valorizzare, per quanto ci può essere possibile, questo premio letterario che rafforza il legame che c'è fra la nostra cittadina e lo scrittore del Gattopardo. Noi crediamo alla promozione del territorio attraverso la cultura, noi crediamo di dover seguire modelli di sviluppo compatibili, ecco perché crediamo nella cultura, crediamo nella bontà dei nostri prodotti, nella bellezza dei nostri paesaggi, nel nostro mare pulito, nei nostri prodotti tipici, e cercheremo di fare tutto quello che è possibile per arrivare a uno sviluppo compatibile con quella che è la nostra storia, la nostra cultura e la nostra identità.